Buonasera e ben ritrovati con una puntata speciale dell'Attesa, quella che avviene quasi all'indomani della festa dei Ceri. Il rito si è ripetuto, un altro 15 maggio straordinario, una giornata baciata da uno splendido sole, una città che appunto ha ripetuto il suo rito. Noi come sempre eravamo presenti dall'alba, dalle 7 della mattina fino a tarda serata, fino a che i Ceri non sono rientrati in Basilica, dove resteranno fino alla prima domenica del prossimo maggio, di maggio 2025. Abbiamo seguito in collaborazione con Arancia Live questa splendida giornata e quindi questa sera vogliamo proporvi un riassunto della nostra corsa, della nostra festa, delle fasi clou. Però come sempre ci affidiamo anche a qualche frase, sono tantissimi i sentimenti che scaturiscono non solo dagli Agubini ma anche dai tanti avventori che anche quest'anno sono venuti nella nostra città, i sentimenti appunto che scaturiscono a caldo. Ne abbiamo raccolto uno così, a caso dai social di Lucia Casagrande Raffi, che riassume brevemente quello che è la festa dei Ceri. La festa dei Ceri, per chi non la conosce, è pura adrenalina e follia, per chi ci nasce molto di più. In una giornata le emozioni dello scorrere della vita stessa, una corsa incessante, faticosa, impervia e in salita. L'insegnamento più grande? Il coraggio, la forza, la lealtà, l'amicizia. La vita è più leggera se non sei da solo a portarne il peso. Ci si può rialzare dopo un fallimento, meglio ancora se un amico ti tende la mano e ti sorregge mentre corri. La bellezza e la grandezza dell'esistenza umana, fino a dove riposa il padre, fino alla fine, perché ne vale sempre la pena. Un inno alla vita. Sì, la festa dei Ceri è un inno alla vita. Noi, prima di mandarvi la nostra sintesi, vi proponiamo anche il servizio realizzato dalla nostra redazione, dal nostro direttore Cinzia Tini, che in pochi minuti riassume le fasi clou di questo splendido 15 maggio. Perché un popolo viva nella gioia e nella serenità occorre che impari l'umiltà del perdono reciproco in modo tale che ogni tensione o conflitto non creino distanze e divisione ma vengano superati nell'ascolto e nel dialogo a favore del bene di tutti. Lo ha detto il vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini nell'omelia del 16 maggio durante la solenne celebrazione in cattedrale del patrono Sant'Ubaldo. È un invito all'unità come quello che aveva lanciato la sera del 15 dalla Basilica davanti ai ceraioli riuniti al termine di una giornata emozionante, lunga, faticosa nei suoi tratti di corsa, che aveva saputo degnamente rinnovare dall'alba al tramonto la sua storia. Gubbio si desta alle prime luci del mattino con la sveglia dei capodieci e dei capitani, l'omaggio al cimitero, quindi momenti gioiosi della sfilata tra canti e balli che hanno condotto i ceraioli in Piazza Grande in un caleidoscopio di colori dove predominano il giallo, il blu, il nero, ma le sfumature sono miriadi, ciascuna per ogni camicia scolorata dal tempo che racconta da sola un pezzo di storia e di edizioni di feste passate. I movimenti perfetti dei tre capodieci, Francesco Morelli per Sant'Ubaldo, Simone Martini per San Giorgio, Enrico Provvedi per Sant'Antonio, sono culminati in un'alzata spettacolare che con le tre girate intorno al pennone ha entusiasmato la folla e animato gli animi di chi ha seguito l'evento dalla diretta TV di TRG Arancia Live. A guidare questa giornata i capitani Luigino Bei e Fabio Mariani. In mattinata la chiesetta dei muratori, dopo la tradizionale messa officiata dal cappellano dei Ceri, Don Mir Corsini, sono stati estratti anche i capitani 2026 nelle persone di Daniele Pencedano e Stefano Pauselli, i due nomi che erano rimasti nel bussolo costituito nel 2018 e ormai giunta ad esaurimento. Corsa bellissima quella pomeridiana per i Ceri di Gubbio, arriva con passo affrettato, quasi di corsa, anche il vescovo Paolucci Bedini, alla testa di una via Savelli dove sono fermi ceraioli per attendere la benedizione. La processione si è prolungata di qualche minuto, le 18 sono già scoccate, bisogna allungare il passo per non partire in ritardo rispetto all'orologio della tradizione. I Ceri si lanciano nella folle corsa lungo la Calata dei Neri e da lì fino alla prima sosta in fondo ai Ferranti è un tragitto perfetto, scandito dai cambi delle mute e seguiti con perfezione millimetrica. Il secondo tratto è lungo, duro, per quel sali e scendi che si presenta a ceraioli, prima la discesa dei Ferranti, poi le faticose, interminabili, salare ed ospedale, per infilarsi dentro il quartiere San Martino e da lì, lungo l'erta di Via dei Consoli, spingere in salita. Si arriva all'imbocco di Piazza Grande, tutto assolutamente perfetto, come perfette sono le birate della sera, all'ombra del campanone che suona spianata per poi imboccare Via 20 Settembre.
qui da notare una penduta del cero di Sant'Antonio che si rianima tuttavia immediatamente e prosegue la corsa. I due buchetti, stretti budelli che si arrampicano in salita e costringono i ceraioli a sforzi fisici importanti senza l'aiuto accanto dei loro braccieri per mancanza di spazio, sono consumati nel giro di una manciata di minuti. Le immagini della diretta TRG Arancia Live riprese dal drone mostrano una suggestiva visione del secondo buchetto, da dove spuntano solo le teste dei santi tra le mura civiche della città e che sembrano salire per proprio conto tra orti e boschi del Montingino. Ci si ferma alla porta di Sant'Ubaldo più di mezz'ora per recuperare le forze e sistemare le mute lungo gli stradoni. Alle 19:49 si riparte e in meno di 10 minuti i ceri sono davanti alla porta della Basilica. San Giorgio è a un'incollatura da Sant'Ubaldo, fibrillazione di chi guarda per la possibilità concreta di poter questa volta infilare la testa del cero tra le ante del portone e impedire ai Sant'Ubaldari di chiuderlo, ma alla fine sono quest'ultimi ad avere la meglio e la porta si chiude lasciando i ceraioli di San Giorgio e Sant'Antonio ad attendere sulla scalea. Una giornata intensa, baciata dal sole, che ha spazzato nubi all'orizzonte di pioggia. Il 15 maggio va agli archivi della storia. Gubbio, bellissima, tutta addobbata di drappi e con le vie popolate di canti, tavoli dove banchettare, taverne dove ritrovarsi, fa ripartire il conto alla rovescia, meno 364 giorni alla prossima festa dei ceri. Thank you.
sciabola fuori. Attenzione che tu questa rompe, rompe le teste, attenzione. Va bene. Oh, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Con questa visita al cimitero, luogo del riposo dei nostri ceraioli defunti, rinnoviamo la nostra fede nel Cristo morto e risorto e in Sant'Ubaldo, che hai posto quale segno luminoso nella nostra Chiesa Ugubina a sostegno della nostra fede. Secondo capitano
Consegno a te questa chiave con la quale assumi simbolicamente il governo della città e della festa. Da ora e fino a che i ceri faranno ritorno al Monte Engino, nella basilica del nostro amato patrono Sant'Ubaldo. Thank you.
detto, mangia.
Attenzione. Dopo te il mando. Prima su, vai. Thank you.
davanti al corpo corrotto del nostro santo padrone, che tutti di nuovo ci unisce. La gioia di oggi non era effimera, è vera, e la festa è piena delle risonanze, dei desideri che abbiamo nel cuore e che aspettavamo da tanto. Questo giorno davvero concentriamo tantissime cose e è un giorno che addirittura riesce quasi a nutrire gli altri 364 giorni che vengono dopo, da quando è carico di cose buone e belle. Però noi sappiamo che saliamo quassù anche per consegnare a Santo Padre tutta la nostra storia, la nostra vita e quindi anche le nostre fatiche. Anche la corsa ci dice questo, non si, il centro non si porta da solo, si porta insieme. E se arriva quassù, ci arriva perché tanti insieme hanno messo sotto quelle sacche la fatica bella del voler essere un uomo. Buona festa a tutti. Poche ore però arriva anche la festa dei ceri mezzani. Domattina si consuma il rito per i ragazzi di un'età compresa fra i 14 e i 15 anni fino ai 22, 23, 24 anni. Noi abbiamo avvicinato i tre capodieci dei ceri mezzani a poche ore appunto dalla loro festa, dalla festa che domani ci sarà in città. Sono Riccardo Ciacci, Leonardo Vispi e Pietro Sannipoli insieme ai loro capocetta, le loro sensazioni a poche ore appunto dalla festa dei ceri mezzani. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina quando ripartirà la lunga diretta di TRG per la festa dei ceri mezzani. L'appuntamento con l'attesa invece torna puntuale giovedì prossimo alle 21.15. Buona serata. E la pioggia, l'unica vera incognita legata alla festa dei ceri mezzani 2024, pronta domenica 19, sin dalle prime ore dell'alba, a colorare di nuovo gubbio. Momenti che resteranno scolpiti nella testa e nel cuore di ogni giovane ceraiolo e in particolare di capodieci e capocetta che da mesi attendono questo giorno, a partire dal capodieci del cero mezzano di Sant'Ubaldo, Riccardo Ciacci, e dal capocetta, Leonardo Vispi, espressioni della manicchia di San Pietro Sant'Agostino. Le emozioni sono tante, comunque all'interno della famiglia mia non c'è mai stato un capodieci, quindi c'è tanta emozione anche da parte del babbo e la mamma, che forse sono più emozionati di me. E poi che mi aspetto? Mi aspetto che il cero vada tutto bene come è andata per il 15, perché comunque la cosa più importante sia quella. Poi comunque anche divertirsi, che nel cero mezzano il bello è proprio questo, che è fatto fra un gruppo di amici, quindi il divertimento ce n'è tanto e spero che quest'anno ci divertiamo veramente tanto anche con gli altri capodieci. È una bella emozione. Poi questi giorni si sentirà poca, perché essendo amici penso che andrà liscio e sarà molto bello alla fine in Basilica quando ci abbracceremo tutti insieme. E sono state settimane di grande trasporto anche per Daniele Giombini e Roberto Pedini, rispettivamente capodieci e capocetta del cero mezzano di San Giorgio con la manicchia di Padule. Anche l'attesa che sto vivendo è spettacolare, c'ho un sacco di amici, familiari, parenti, ma proprio tutta anche la manicchia dei Padule. Devo fare un ringraziamento speciale perché mi stanno a far vivere un momento, penso che non si vivrà mai più nella vita, un'emozione unica, e la sto vivendo proprio al migliore dei modi con tutti gli amici, col capocetta, con tutte le persone che mi stanno vicine, quindi per questo sto a vivere proprio un sogno. E poi mi aspetto che il 19 spero che vada tutto liscio.
mi fido completamente di tutti i ragazzi che prendono il cielo quando ho fatto anche il giro delle altre zone, sono tutti i ragazzi che hanno voglia. E per me è un grande onore fare Capocetta Daniele, perché siamo nati insieme, abbiamo cominciato questo percorso da tanto tempo, da prima del Covid, e quindi è il coronamento di un percorso fatto sempre insieme. E poi l'obiettivo è sempre quello di divertirsi al massimo, perché è il ciclo del divertimento, quindi porta avanti tutti i valori che ci trasmettono le persone più grandi, e tramandarle a noi, prima capirle, poi tramandarle anche ai ragazzi più piccoli. Quindi questo è il grande lavoro che bisognerà fare anche dopo il 19. E poi proprio prettamente per la festa le emozioni saranno tante, e l'obiettivo è quello di godersi ogni momento fino all'ultimo, perché quello che ti rimane poi è il ricordo di ogni singolo momento, di ogni abbraccio e di ogni sguardo che solo fra ceraioli si capisce. E l'attesa è trepidante anche per il capodieci, espressione della manicchia interna del Cero Mezzano di Sant'Antonio, Pietro Sannipoli, e per il capocetta, Matteo Monacelli. Da quando mi hanno eletto, insomma, è sempre stato un susseguirsi di emozioni sempre più forti, fino a sti giorni che è proprio siamo all'apice. E c'avevamo un gruppo che mi è stato vicino, a parte dal capocetta, a Matteo, e da tutti gli altri gli amici che ci sono sempre stati vicino. Ci hanno sempre dato una grossa mano, sono tutto sull'organizzazione, ci sono tanti giovani che si stanno attaccando sempre di più al cielo, che stanno a riscoprire i valori, le emozioni che il cielo ti può dare e quanto il cielo ti può insegnare. Quindi siamo pronti, dopo come va, ma comunque sia è una festa, ce la godiamo, quando ce la fa la corsa la famo, speriamo di farla bene, meglio anche del 15 che agita benissimo. Sicuramente è stato un periodo bellissimo che ci porteremo dietro per tutta la vita, dalle elezioni a oggi. La vicinanza da parte di tutti, sia della manicchia interna che delle altre manicche dei ragazzi, è stata impressionante. Praticamente siamo vissuti insieme, abbiamo dormito ognuno nelle case proprie, ma il giorno è stato sempre giornate piene di festa, di allegria con tutti gli amici. E sarà un'emozione bellissima. Ringrazio Pietro che mi ha dato l'onore di fargli il capocetta, per me è un'emozione grande. E siamo nati praticamente insieme, siamo dello stesso anno. Il bello che io ho sempre detto è che viviamo il cielo allo stesso modo, cioè abbiamo sempre gli stessi valori, gli stessi ideali.